Siamo in un periodo dell'anno abbastanza caldo. Fa caldo. Che è il periodo della mietitura, dove c'è una messe abbondante, ma poi non so quanti operai ci stanno a lavorare. Però so che questa è un'immagine che prende anche Gesù nel Vangelo di Luca, per dire che c'è un botto di gente da coltivare, ma che poi sono pochi quelli che riescono a farlo. Ma perché mancano gli operai? Che per caso a un certo punto il Signore ha cominciato a chiamarne di meno? Non possiamo accoglierli tutti! No, no, il Signore chiama e come? E che ci sono tante paure a rispondere. Anche perché, te lo dico per esperienza, coltivare certi tipi di persone è complicato, eh? Quindi la paura è pure fondata. D'altronde, quale agnellino andrebbe in un branco di lupi? Nessuno, mica siamo scemi. Il lupo sbrana, l'agnellino è tanto buono, soprattutto con le patate. Animalisti erano abbattuta, quindi nessun buono si azzarda ad incontrare lupi rapaci. Per fortuna qualche pecorella coraggiosa c'è sempre. E Gesù a questi qui li manda nelle case di fronte dove sta per entrare. Ma chi troverà in queste case? Agnellini tanto carini o lupi rapaci? È una scommessa. Infatti ci sono persone che accolgono e persone che non accolgono. Il problema è che noi ci disperiamo quando non accolgono, perché magari prendiamo pure sul serio la nostra missione. E poi se le cose non funzionano ci sentiamo falliti, incapaci e tutte queste cose qua. Dimenticando una cosa, che il mandato di Gesù non è convertire le persone e nemmeno risolvere i loro problemi, ma annunciare che sta per arrivare Lui. Sei il nostro Dio. E quindi tu non sei il salvatore di quella persona. E nemmeno io lo sono, che sono prete e c'ho sto nome. Perché il Salvatore vero è un altro. Che tristezza quei cristiani che fanno le cose in nome loro e non nel nome di Dio. O peggio ancora, le fanno strumentalizzando il nome di Dio. Cristiani che pensano di aver messo a posto chissà quale situazione storta con la loro bravura, quando invece è Dio che addrizza le cose. È Lui che converte i cuori, mica tu. Ed è qui che ci vuole coraggio. Entrare in una casa, accogliere una persona, agganciare un cuore e lasciare il posto a Dio che sta arrivando. In altre parole, per questo mancano operai nella sua messe. Per questo mancano preti, suore, mariti e mogli. Perché ci siamo dimenticati che il Signore ci ha mandato avanti, ma per far entrare Lui.